comunque noi anzitutto vi abbiamo già detto a voce tanti saluti, ma desideriamo dirvi che tutto dove siamo stati, tutte le adunanze che abbiamo trovate, cominciando da Nova Milanese, poi Legnano, poi Castino e venendo avanti siamo stati poi a Bari, e Foggia, e Manfredonia, Lesina, tutti quanti mandano i saluti, ci hanno detto di salutarvi con amore, anche a Pescara siamo ancora stati, tutti quanti vi mandano tanti saluti. E adesso il nostro fratello, lui ha i saluti da dare anche da più lontano e poi ci darà un messaggio da parte del Signore. Io cercherò di tradurlo il più fedelmente possibile. Yo también estoy muy contento de estar aquí en esta casa. Sono anch'io molto contento di essere qui in questa casa, Esta tarde quisiera darles el mismo mensaje que tendría que dar, aunque hablara frente a una congregación de miles de personas. Ecco, e questa sera vorrei darvi il medesimo messaggio che vorrei dare davanti a una congregazione, anche se fosse di 1.000 persone. Voglio darvi lo stesso messaggio anche qui, se siamo pochi. Puede haber pequeños cambios de estilo, pero no de la sustancia de lo que quiero decir. Può esserci un piccolo cambiamento di stile, ma non un cambiamento della sostanza del messaggio che avrei in cuore, che ho in cuore. Quisiera hablarles algo acerca de la naturaleza de la fe. Vorrei parlarvi a riguardo della natura della fede. Leamos en Éxodo capítulo 4, Vogliamo leggere in Esodo al capitolo 4, el primo versetto. il primo versetto di Esodo capitolo 4. Esodo 4:1. E Mosè rispose e disse: Ma ecco, essi non mi crederanno e non ubbidiranno alla mia voce, perché diranno: Il Signore non ti è apparito. Adesso il verso 27. Adesso andiamo a leggere il versetto 27 Fino al 31. fino al 31. Versetto 27, sempre di Esodo, al 31. E il Signore disse ad Aronne: Vai incontro a Mosè verso il deserto. Ed egli andò e lo incontrò al monte di Dio e lo baciò. E Mosè dichiarò ad Aronne tutte le parole del Signore per le quali lo mandava e tutti i segni che gli aveva comandato di fare. Mosè dunque ed Aronne andarono e adunarono tutti gli anziani dei figliuoli di Israele. E Aronne annunziò loro tutte le parole che il Signore aveva detto a Mosè e fece quei segni nel cospetto del popolo. E il popolo credette e intese che il Signore visitava i figliuoli di Israele e che egli aveva veduto la loro afflizione. Ed essi si inchinarono e adorarono. Y por último, el Salmo 36, E per ultimo versetto 7. andiamo nel Salmo 36, versetto 7. Salmo 36, versetto 7. Il salmista esclama e dice: Oh Dio, quanto preziosa è la tua benignità! Perciò i figliuoli degli uomini si riducono sotto l'ombra delle tue ali. Primero quiero darles algo entonces acerca del sentido de los vocablos bíblicos que expresan la fe. Prima di tutto vorrei parlarvi dei vocaboli biblici che esprimono cos'è la fede. Para la Biblia Dios ocupa el lugar central en el universo. Per la Bibbia Dio occupa il luogo centrale nell'universo intero Y también en la historia. e anche nella storia. La revelación bíblica refiere todo a Dios como creador. La rivelazione biblica riferisce a Dio tutte le cose create. Y además asegura que por encima de las situaciones de la vida humana E ci assicura anche che al di sopra di tutte le situazioni della vita umana y de la historia humana e anche della storia umana hay una mano c'è una mano que todo lo dirige hacia un punto final. che dirige tutte le cose verso un punto finale. En ese punto todo debe ser referido otra vez a Dios. E in questo punto anche dobbiamo riferire tutto a Dio, tutto dipende da Dio. Dios que es el Señor de la historia. Dio che è anche il Signore della storia, oltre che della creazione. El hombre de fe L'uomo di fede es aquel que se deja iluminar por la revelación de las Escrituras. è quello che si lascia illuminare dalla rivelazione della Scrittura. Y entonces percibe en las grandes líneas de la historia E allora temporal
e allora percepisce nelle grandi linee della storia temporale il cumplimento dello propósito eterno di Dio. Il compimento dei propositi eterni di Dio. Lo che hay que subrayar es que la Sagrada Escritura. Ciò che noi dobbiamo sottolineare è che la Sacra Scrittura destacan que lo importante es Dios que habla. Mettono in rilievo che la cosa più importante è che Dio è lui che parla. Dios es el que habla y el que obra. Dio è colui che parla ed è colui che opera. Según el consejo de su voluntad. Secondo il consiglio della sua propria volontà. Y según el designio de su amor eterno hacia el hombre. E secondo il suo disegno di amore eterno verso l'uomo. Aquí tenemos algo ya para decir con respecto a la fe. Ebbene, qui abbiamo già in questi primi punti abbiamo qualcosa da dire a riguardo della fede. Per spiegare cos'è la fede. El gran objeto de la fe es Dios mismo. Il grande oggetto della fede dunque è Dio stesso. E per questa ragione la Bibbia attribuisce tanta importanza alla fede. Ed è per questa ragione che la Bibbia attribuisce tanta importanza alla fede. Perché in ese caso tutto queda riferito. Perché in questo caso tutto è riferito a aquella volontà e a quell'amore di Dio. A quella volontà e a quell'amore di Dio. E nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento. Dos raíces en la lengua hebrea expresan el concepto de fe. Vi sono due radici della lingua ebrea che spiegano cos'è il concetto della fede. Una subraya la certeza de la fe. Una sottolinea quella che è la certezza della fede. La otra indica l'impulso della fede e la confianza. E l'altra indica qual è l'impulso della fede e qual è la fiducia che ha la fede. La fe significa sentirsi sicuro. La fede vuol dire sentirsi sicuri. Dejarse en manos de alguien. E lasciarsi, abbandonarsi in mano di qualcuno. Para el concepto de fe en el Antiguo Testamento. Per il concetto della fede nell'Antico Testamento. Uno de los pasajes fundamentales es el que hemos leído. Uno dei passaggi fondamentali è proprio quello che abbiamo letto ora. Cuando Moisés tiene que exponer ante el pueblo que él es el enviado de Dios. E cioè quando Mosè doveva esporre davanti al popolo e dire io sono l'inviato di Dio. Allí en Éxodo 4 hemos visto. E lì in Esodo 4 noi abbiamo veduto che quando Dio lo invia Moisés pone obiezioni. Che quando Dio manda Mosè, Mosè trova delle obiezioni a Dio. Ante la objeción de Moisés que teme que su autoridad sea rechazada. E davanti alle obiezioni di Mosè che teme che le sue autorità. La sua autorità sia rifiutata dal popolo. Dio le conferma su mandato. Dio gli conferma il suo mandato. Y es a raíz de esto que el pueblo hebreo confía en la misión de Moisés. Ed è proprio sulla base di questo che il popolo confiderà sulla missione di Mosè. Aquí vemos otro aspecto de la fe. E qui noi vediamo un altro degli aspetti della fede. La fe está ligada. La fede è legata a una misión. Ad una missione che è legitimata esplicitamente por Dios. Che è legittimata esplicitamente da Dio stesso. Y entonces aquí tenemos que extraer una reflexión para nosotros mismos. Ecco, a questo punto noi dobbiamo fare una riflessione per noi stessi. La gente quiere ver esta legitimidad. La gente vuole vedere questa legittimità. Esta autenticación divina sobre todo siervo de Dios. Questa autentica divina sopra ogni servo serva di Dio. Sea por el testimonio de una vida consagrada. Sia mediante la testimonianza di una vita che deve essere consacrata. Sea por el conocimiento de Dios. E sia anche per la conoscenza che dobbiamo avere di Dio. Por la penetración en las profundidades de la Biblia. E anche per mezzo dell'approfondimento delle scritture, della Bibbia. Por el amor al pueblo de Dios. E anche attraverso l'amore che mostriamo verso il popolo di Dio. O por aquellas actitudes que revelan la conducta personal. O per quelle attitudini che rivelano quella che è la nostra buona condotta personale. La gente calibra a los que se ocupan de la vida espiritual. La gente misura a los que se ocupan de la vida. Coloro che si occupano della vita spirituale, la gente le misura, le controlla, o si fa un concetto. La gente osserva la santità di vita. La gente osserva il tipo di santità che c'è nella nostra vita. La integrità del carattere. Ecco, osserva anche l'integrità del nostro carattere. La persistenza del nostro proposito. Vede anche se siamo persistenti, perseveranti nei nostri propositi. O l'amore alla verità. O vede anche se abbiamo vero amore per la verità. O il discernimento spirituale. Vede anche se abbiamo del discernimento spirituale. Algo de estas cosas la gente quiere percibir en nosotros. Ebbene, qualcosa di queste cose la gente vuole vederla in noi.
La fe che proclamiamo con i nostri labi, la fede che noi proclamiamo con le nostre labbra, tiene che contare con alcuna legittimazione nel carattere personale. Deve avere per certo alcuni caratteri di legittimazione nella nostra vita personale. Detrás de las palabras tiene que haber un carácter. Dietro alle nostre parole ci deve essere un carattere. No hay que olvidar el papel muy especial cumplido por los profetas del Antiguo Testamento. Non dobbiamo dimenticare il ruolo molto speciale che hanno avuto i profeti dell'Antico Testamento. Miremos en Isaías 28, 16. Andiamo per esempio a vedere in Isaia 18, 16. Isaia 18, 16. 28, 16. Ah, 28, 28. Scusate, 28, 16. 574. Ah beh, se la Diodata, se no. 583. Isaia 28. 28, 16. Dice qui, perciò così ha detto il Signore Dio, ecco io sono quello che ho posto in Sion una pietra a prova di cantone, preziosa, un fondamento ben fondato. Chi crederà non si smarrirà. Qui si fa riferimento a una pietra angolare. Qui si fa riferimento ad una pietra angolare, una pietra dell'angolo. Chi in essa si appoggia non vacilla. Ebbene, chi si appoggia sopra questa pietra angolare non vacillerà. A chi si assia la grande affermazione? E qui si faceva la grande affermazione de que el hombre que confiaba en Dios, del fatto che l'uomo che avrebbe confidato in Dio podría estar seguro en medio de la catástrofe que habría de venir. Potrebbe starsene sicuro e tranquillo anche in mezzo alle catastrofi che avrebbero dovuto succedere, come Isaia ne parlava. Solamente perché si appoggiava in Dio e in sua parola hablada. E questo unicamente perché quest'uomo si appoggiava in Dio e nelle parole che Dio aveva pronunziato. Il profeta è un esempio di questo. Il profeta Isaia è un esempio di questa fede. Della confianza che dà la fede. È un esempio della fiducia che ci dà la fede. Perché lui dice, io guarderò al Signore. Perché lui dice, io guarderò al Signore. Che occulta sul rostro della casa di Giacobbe. Il quale nasconde il suo volto dalla casa di Giacobbe. E spererò in lui. E io spererò in lui. Además es fundamental en el Antiguo Testamento. Oltre a ciò, nell'Antico Testamento è fondamentale ver la importancia dell'attitudine di Abramo. Vedere l'importanza che ha l'attitudine assunta da Abramo. Así como hemos visto recién Isaías 28, 16. Così come abbiamo visto ora in Isaia 28, 16, la fiducia di Isaia. En un pasaje que es varias veces citado en el Nuevo Testamento. E in un passaggio che è citato spesse volte nel Nuovo Testamento. Hay otro pasaje del Antiguo Testamento que varias veces aparece citado en el Nuevo. Ce n'è un altro passaggio ancora dell'Antico Testamento che pure viene citato spesso nel Nuovo Testamento. Y es Génesis 15, 6. Ed è Genesi 15, 6. Andiamo a vederlo, Genesi 15, 6. Si tratta di Abramo e dice così, ed esso, Abramo, credette al Signore e il Signore gli imputò ciò a giustizia. Aquí se explica che la fe di Abramo è su disposizione per ricevere la promessa di Dio. Qui si viene spiegato che la fede di Abramo consiste nella sua disposizione a ricevere le promesse fatte da Dio. En el Nuevo Testamento se cita más de una vez esta actitud. Nel Nuevo Testamento spesse volte si viene menzionata questa attitudine di fede. Y se dice que le fue contada por justicia. E si dice proprio che questa fede gli è stata contata come giustizia. Esto equivale a decir que se le acreditó en su cuenta. Questo vuol dire che gli è stata accreditata, come si potrebbe dire, sul suo conto. Y esto enseña que detrás de la fe. E questo ci insegna che dietro alla fede hay un acto declaratorio de Dios. C'è un atto dichiaratorio di Dio stesso. Ante esta declaración divina, davanti a questa dichiarazione divina, Abraham no negocia. Davanti a questa dichiarazione divina, Abramo non fa una trattativa. Accetta lo che Dio ha detto. Ma accetta quello che Dio ha detto. Ahora, en el Nuevo Testamento, ora nel Nuovo Testamento si utilizzano diversi vocabolos en la lengua originale. Si utilizzano nella lingua originale
vari vocaboli che tienen básicamente dos significados. Che hanno fondamentalmente vari significati, sempre intorno alla fede. Por una parte, la fe tiene que ver con una convicción fundada sobre la confianza en una persona. Dunque, questi passaggi ci indicano che la fede, da un lato, deve compiere con una condizione. È la convinzione in una convinzione fondata sopra una certa persona, sulla confidenza in una persona e in suo testimonio, sulla fiducia di una persona e della testimonianza di questa persona. Además, la fe expresa la confianza misma. Oltre a ciò, la fede esprime la fiducia stessa, sobre la cual descansa la convicción, sulla quale riposa la convinzione. Esta última acepción, questa ultima accezione, implica una relazione personale. Implica una reazione personale, un salirse de uno mismo para descansar en otro, un uscire da noi stessi per riposare sopra un altro. Pero notemos, queridos hermanos, lo siguiente. Però notiamo, cari fratelli, ciò che segue. Cuando los griegos en la cultura clásica de ellos usaban este vocablo, quando i greci, la cui lingua è usata nel Nuovo Testamento, quando esprimevano questo vocabolo, usavano questo vocabolo. Non lo usavano per indicare sue relazioni con i dios. Non lo usavano mai per indicare la loro relazione con i dei, con gli dei. Perché ellos consideravano esos dioses ostiles a los hombres. Perché essi consideravano questi loro dei ostili agli uomini. E por lo tanto come oggetto di temor más que de confianza. Ed erano per loro piuttosto un oggetto di timore piuttosto che un oggetto di fiducia. Después, cuando el Antiguo Testamento fue traducido a la lengua griega, cuando poi l'Antico Testamento fu tradotto nella lingua greca, el uso del vocablo fe, l'uso del vocabolo fede assunse un altro significato, tomó el sentido de confianza, ha preso il significato della fiducia, expresaba entonces la idea de la fe. Esprimeva dunque l'idea della fede nel senso di assentire con la parola di Dio, nel senso di acconsentire con quello che diceva la parola di Dio. E nel vocabolo testamento aparecen varios vocablos. Questo vocabolo nel Nuovo Testamento appare sotto varie parole. E qui expresan la idea di fidelità. E qui esprimono l'idea della fedeltà. En un sentido expresan una fe intelectual. In un certo senso esprimono una fede intellettuale. Una fe que una convicción que descansa sobre el testimonio que otro da. È una fede, ossia, che nasce da una convinzione di fiducia sopra la testimonianza che un altro rende. También expresa una fe confiada, una confianza en Dios. E esprime anche il fatto di una fede piena di confidenza, una confidenza in Dio. E de manera particolare in Cristo. E in modo speciale proprio in Cristo. Esto aparece principalmente en los escritos de Pablo. E questo si vede specialmente negli scritti dell'Apostolo Paolo. En el Nuevo Testamento, además, aparecen otros vocablos. Nel Nuovo Testamento, intorno alla fede, appariscono anche altri vocaboli. En donde lo importante es la noción de un reposo confiado. Dove la cosa più importante è l'idea di un riposo fiducioso. Y lleno de tranquilidad. E pieno di tranquillità. En otros casos se expresa. In altri casi si esprime. La transferencia de la confianza desde nosotros hacia otro. Il trasferimento della fiducia da noi verso qualcun altro. Una completa confianza y sumisión a Dios. Una completa fiducia o confidenza e sottomissione a Dio. Questa è la fede. Pero la idea principal de la fe. Ma l'idea principale della fede es la de levantarse del pecado. È quella di rialzarsi dal peccato per dirigersi con piena confianza hacia Cristo. Per dirigersi con piena fiducia verso Cristo. Dios es supremamente aquel. Dio è in modo supremo colui en el cual la confianza puede ser depositada. Nel quale la fiducia può essere depositata. Su palabra y sus promesas son fieles y verdaderas. La sua parola e le sue promesse sono fedeli e veraci. En el uso entonces del vocablo fe en el Nuevo Testamento. Perciò l'uso che si fa nel Nuovo Testamento della parola fede. Se subrayan tres ideas. In questo uso si sottolineano tre idee. Primero hay una convicción. Prima di tutto c'è una convinzione. Es el reconocimiento pleno de la revelación salvadora de Dios. Ossia è il riconoscimento completo della
rivelazione salvatrice fattasi da Dio. En segundo lugar, e in secondo luogo, hay un, expresa un'adesione che se demanda di una persona. Si esprime una adesione. Adesione, una adesione che si manifesta verso una persona. Che se demanda di una persona che riconosce, cioè la persona riconosciuta. Una adesione che si richiede da una persona che vuole essere riconosciuta. E che implica una comunione personale. E questo implica una comunione personale con essa. E con Dio e con il Signore della salvazione. Cioè con Dio e con il Signore della salvezza. Esto aparece principalmente en los escritos de Juan. E questo apparisce specialmente negli scritti fatti da Giovanni. Esta adesión implica un sometimiento al Señor. Questa adesione implica una sottomissione al Signore. En tercer lugar aparece la fe como un comportamiento. In terzo luogo apparisce nel Nuovo Testamento la fede come un tipo di comportamento. Expresa una respuesta incondicional. Esprime una respuesta incondicional, senza condizioni. Que supone una confianza segura. Que presupone una confidenza sicura. El concepto fundamental de la fe en el Nuevo Testamento. Il concetto fondamentale della fede nel Nuovo Testamento. Es una confianza que descansa. È una confidenza che riposa. Se puede describir también a la fe. Si può anche descrivere la fede come un confiato e riconosciuto sometimento. Come un fiducioso e riconosciuto riconosciuta sottomissione. Una fiduciosa e riconosciuta sottomissione. Una accettazione della rivelazione di Cristo. Una accettazione della rivelazione di Cristo. Sin este sometimiento no hay fe verdadera. Senza questa sottomissione non c'è vera fede. Otra manera de expresar la fe. Un'altra maniera di spiegare cos'è la fede. Es que la fe es una firme convicción. È che la fede è una ferma convinzione. De que Jesucristo es el Mesías. Del fatto che Gesù Cristo è lui il Messia. A través de quien obtenemos la salvación eterna en el reino de Dios. Attraverso il quale noi otteniamo la salvezza eterna e il regno di Dio. Entonces los elementos principales de la fe. Allora gli elementi principali della fede. Son una firme convicción. Sono prima di tutto una ferma convinzione. En un Dios invisible. In un Dio invisibile. Y esto produce un pleno reconocimiento de la revelación de Dios. E questo produce un pieno riconoscimento della rivelazione fattaci da Dio. Y por otro lado está el aspecto del sometimiento personal a él. E da un altro lato c'è l'aspetto della nostra piena sottomissione a lui. Quiero ahora hemos hablado algo ya de un poco de la naturaleza de la fe. Ora abbiamo parlato un po' di quello che è la natura della fede. Cos'è la fede? Ahora quiero tratar un segundo punto. Ora voglio trattare un secondo punto. La fe de la Biblia. La fede della Bibbia o secondo la Bibbia es la fe que descansa en el carácter de Dios. È la fede che riposa sul carattere stesso di Dio. L'Antico Testamento subraya. L'Antico Testamento sottolinea desde el llamado de Abraham hasta la introducción del pueblo en la tierra. Cominciando dalla chiamata di Abramo fino a quando il popolo ebreo è stato stabilito nella sua terra, subraya la fidelidad de Dios. Sottolinea sempre la fedeltà di Dio. Esto aparece principalmente cuando se trata de la redención. E questo apparisce specialmente quando si trattò della redenzione. La redención es la evidencia suprema de la fidelidad de Dios. La redención es una evidencia suprema de la fedeltà di Dio. Los hechos poderosos de Dios vinculados con la redención. I fatti potenti operati da Dio in relazione alla redenzione. Cuando lo sacó de la tierra de Egipto. Quando Dio trasse fuori gli ebrei dalla terra d'Egitto. Tenían que ser recordados a toda la generación. Avrebbero dovuto essere ricordati sempre a tutte le generazioni successive. Así lo expresan los libros históricos y los salmos. E questa verità la dice lo dicono i libri storici e anche quelli profetici e i salmi. Una delle maniere più grafiche. Una delle maniere più grafiche o più chiare fu mediante la celebrazione della Pasqua. Fu attraverso, per esempio, la celebrazione della Pasqua. Aquí la intenzione era bien clara. E qui l'intenzione a questo riguardo era ben chiara. Esta celebración ponía énfasis. Questa celebrazione infatti metteva l'enfasi en la fe de todas las generaciones en Dios Redentor. Sulla fede di tutta la generazione sopra il Dio Redentore. Cuando venimos al Nuevo Testamento. E quando noi veniamo nel Nuovo Testamento,
la predicación apostólica, la predicación apostólica está fundada también sobre el hecho, es anche fundada sobre el fatto de que Dios ha sido fiel a sus promesas, que Dio è stato fedele alle sue promesse. Vemos entonces que la fe de toda la Biblia, vediamo quindi che la fede in tutta la Bibbia è la fe che descansa en el carácter de Dios, è la fede che riposa sopra il carattere stesso di Dio. La fidelità di Dio è lo che hay que destacar. La fedeltà di Dio è la cosa che più di tutto dobbiamo mettere in rilievo. Porque es en esa fidelidad que se puede confiar. Perché è in questa fedeltà di Dio che noi possiamo avere fiducia. Es bajo la sombra de sus alas. Ed è sotto l'ombra delle sue ali. Que los hijos de los hombres pueden refugiarse. Che i figliuoli degli uomini possono rifugiarsi. En los salmos es común encontrar esta idea de encontrar refugio en Dios. E nei salmi troviamo che è molto comune l'idea di trovare rifugio sotto le ali di Dio. Dios actúa, Dio agisce, promette y entra en relación con su pueblo redimido. E entra in relazione col suo popolo redento. ¿Qué esperaba Dios de este pueblo? Che cosa sperava Dio da questo popolo? Dios esperaba que aquel pueblo hubiera aprendido a depender de él. Dio sperava che quel popolo avesse imparato a dipendere interamente da lui. Aquel pueblo era llamado a reconocer a Dios y obedecerlo. Quel popolo era stato chiamato a dipendere da Dio e a ubbidire a Dio. El pacto de Dios con ellos les obligaba. Il patto che Dio aveva fatto con loro li obbligava a fare così. Otra vez, detrás de todo está el carácter del Dios del pacto. Quindi vediamo un'altra volta che dietro a tutto ciò c'è il Dio del patto. Dios es fiel, Dio è fedele, porque mantiene una lealtad deliberada, perché mantiene una lealtà deliberata a su pacto de gracia, al suo patto di grazia che lui ha fatto. Su palabra es fiel, la sua parola è fedele, en el sentido de que es veraz, nel senso che è una parola verace, pero además es fiel porque es una palabra vivificadora. Ma oltre a ciò è fedele perché questa sua parola è una parola vivificatrice. Cuando el Señor Jesucristo dice tener fe en Dios, quando il Signore Gesù Cristo dice alle folle abbiate fede in Dio, lo que en realidad quiere decir, ciò che lui in realtà vuol dire, es apóyese en la fidelidad de Dios, è appoggiatevi nella fedeltà di Dio. Tened fe en Dios. Abbiate fiducia in Dio. La referencia es a Dios. E il riferimento è diretto a Dio. ¿Qué significa tener la fe salvadora? Cosa vuol dire possedere dunque la fede salvatrice? Significa que el hombre cesa de todo esfuerzo. Vuol dire che l'uomo cessa di fare qualsiasi sforzo de su propia naturaleza, della sua propria natura, y que deja de depender de toda otra ayuda, e che cessa di dipendere da qualsiasi altro aiuto umano o terreno, para confiar solamente en Cristo y en su obra consumada de la cruz, per confidare unicamente in Cristo e dipendere solo dall'opera che lui ha compiuto sulla croce. El hombre que cree, l'uomo che crede, confiesa su totale impotenza para salvarsi a sí mismo. Prima di tutto confessa la sua totale impotenza a salvarsi da se stesso. Y se coloca tranquillamente y confiadamente en las manos del Señor. E si colloca fiduciosamente e tranquillamente nelle mani di Dio. Los escritores del Antiguo Testamento, gli scrittori dell'Antico Testamento, accentuaron la fe, hanno accentuato la fede come il principio fondamentale della vita spirituale. Come il principio fondamentale della vera vita spirituale. Ellos consideran Abraham como el tipo de los creyentes. Infatti essi considerano Abramo come il vero tipo del credente. Y los escritores del Nuevo Testamento, gli scrittori del Nuovo Testamento, destacan que aquellos que son de la fe, mettono in rilievo che coloro che sono della fede, esos son los verdaderos hijos de Abraham. Sono questi i veri figli di Abramo. Vemos entonces que el concepto de fe en el Nuevo Testamento, vediamo dunque che il concetto di fede nel Nuovo Testamento, no difiere sustancialmente, non differisce sostanzialmente, de la enseñanza que surge del Antiguo Testamento, dall'insegnamento che già sorge dall'Antico Testamento al riguardo, en cuanto hacia la esencia de la fe, in quanto all'essenza stessa della fede. Porque la fe es considerada, perché la fede è considerata come una attitudine di confianza in Dio, come una attitudine di fiducia in Dio, y fundamentalmente en su palabra revelada, e fondamentalmente nella sua parola rivelata. Cambiamento sostanziale es en el contenido de la fe, è nel contenuto della fede.
no en la esencia de la fe, pero sí en el contenido de la fe. No se trata de la esencia de la fe, pero en el contenido vario de la fe. Porque el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento incorpora el elemento fundamental. Incorpora el elemento que es fundamental. De hechos históricos redentores. Dei fatti storici della nostra redenzione che tienen a Dios por autor, che hanno Dio come autore. Lo voy a explicar un poco más si puedo. Voglio cercare di spiegarlo un po' di più se posso. La fe para el Nuevo Testamento. La fede per il Nuovo Testamento sigue siendo la confianza del hombre, continua ad essere la fiducia dell'uomo en lo que Dios es y en lo que Dios declara. In ciò che Dio è e in ciò che Dio dichiara. Pero ahora se trata de una fe. Ma ora nel Nuovo Testamento si tratta di una fede che sta indissolubilmente legata alla proclamazione dell'Evangelio. Che è indissolubilmente legata ora alla proclamazione dell'Evangelio. Así ocurrió con la primera iglesia cristiana. E questo è accaduto con la Chiesa cristiana primitiva. Las primeras predicaciones. Le prime predicazioni del Nuevo Testamento. Del Nuovo Testamento. Anuncian los hechos del Calvario. Annunciano i fatti del Calvario. Anuncian la tumba vacía y la ascensión de Jesucristo a la diestra de Dios. Annunciano che la tomba è vuota e che Cristo è asceso alla destra di Dio. Y anuncian esto como el punto central. E annunciano queste cose come il punto centrale del mensaje que los hombres. Del messaggio che gli uomini. Todos los hombres, tutti gli uomini son llamados a creer. Sono chiamati a credere. La predicación apostólica, la predicazione apostolica no ha hecho en este aspecto, non ha fatto in questo senso, in questo aspetto, más que confirmar los reclamos del Señor Jesucristo mismo. Non ha fatto altro che sottolineare le richieste o le esigenze del messaggio di Gesù Cristo stesso. Porque Cristo reclama para sí la fe dirigida a Dios. Perché Cristo reclama per sé la fede che era diretta e che è diretta a Dio. Se puede decir entonces que el Nuevo Testamento. Si può quindi dire che il Nuovo Testamento es en un sentido cabal. È in un senso totale la continuación del Antiguo Testamento. La continuazione dell'Antico Testamento. En cuanto al concepto esencial de la fe. In quanto al concetto essenziale della fede. Entonces ahora podemos definir un poquito más la fe que salva. Allora adesso potremo definire un po' meglio il concetto della fede che salva. Es la convicción segura. Prima di tutto è la convinzione sicura. Operada en el corazón mediante el Espíritu Santo. Operata nel cuore mediante lo Spirito Santo. Con respecto a la verdad del Evangelio. In riguardo alla verità dell'Evangelio. Y es una confianza sincera. Ed è una fiducia sincera. En las promesas de Dios en Cristo. Nelle promesse fatte da Dio in Cristo. In ultimo analisi. Cristo mismo es el objeto de la fe salvadora. Cristo stesso è l'oggetto della fede salvatrice. La fe consiste en depender de él. La fede consiste dunque nel dipendere da lui, da Cristo. De la fidelidad de su palabra. E dalla fedeltà della sua parola. Entonces vemos que la fe no es tratada en el Nuevo Testamento. Allora noi vediamo che la fede non è trattata nel Nuovo Testamento. Como una novedad con relación al Antiguo. Come una novità a riguardo dell'Antico. En ambos testamentos, en el Antiguo y en el Nuevo. Perché entrambi i testamenti, sia nell'Antico come nel Nuovo Testamento. ¿Qué es esencialmente la fe? Cos'è essenzialmente la fede? La fe es la entrega total de uno mismo a Dios. La fede è il dono totale di qualcuno a Dio. Come il salvador del peccato. Che si dà. Come il salvador del peccato. Che si dà a Dio, o si dà a Cristo come il salvatore del peccatore. È un riconoscimento. En ambos testamentos. Nei due testamenti. La confianza fue depositada en Dios. La fiducia fu depositata in Dio. Come il glorioso oggetto della fede. Come il glorioso oggetto della fede stessa. Así se indica que Jesucristo. E così si indica che Gesù Cristo. Es el objeto de la fe. È l'oggetto della fede. ¿Qué quiere decir esto? Che cosa vuol dire ciò? Que Cristo es aquel ser. Che Cristo è quell'essere. En el cual la fe tiene que ser depositada. Nel quale la fiducia o la fede deve essere deposta. Para la fe es fundamental que Dios haya hablado. Per la fede è indispensabile che Dio prima abbia parlato. Eso es lo esencial y eso es lo suficiente. Questo è l'essenziale e questo è anche sufficiente.
En el Antiguo Testamento. Nell'Antico Testamento. Hay expresiones muy cálidas y expresivas. Ci sono delle espressioni molto calde ed espressive. Que se refieren a la fe. Che si riferiscono alla fede. Está el concepto de confiar. C'è il concetto di confidare. El de buscar refugio en Dios. C'è il concetto di cercare rifugio in Dio. El de esperar en Dios. C'è il concetto di sperare in Dio. El de mirar, el de descansar. C'è quello di guardare, c'è quello di riposare. Todo hace referencia e tutto ciò fa riferimento a aquella actitud, a quella attitudine de tener de un temor santo de ofender a Dios. Di avere il santo timore di offendere Dio. De un temor reverente. Di un timore riverente. De un confiado descanso. E di una fiducioso, di un fiducioso riposo in Lui. Y sobre todo, e soprattutto, quiero subrayar esto, voglio sottolineare questo, della entrega de uno mismo, del dono o dell'offerta di una persona, di se stesso, y de su destino a Dios. E del proprio destino a Dio, nelle mani di Dio. Esta entrega es la esencia de la fe salvadora. Questo dono di noi stessi è la fede che salva. Notemos, queridos hermanos, notiamo, cari fratelli, que así entendido, che se lo comprendiamo così, este concepto de fe, questo concetto di fede, es un concepto totalmente opuesto al concepto de pecado. È un concetto totalmente opposto al concetto di peccato. Y por eso es importante. E questo è importante. Uno puede preguntarse en qué consiste el pecado. Perché uno potrebbe domandarsi in che cosa consiste il peccato. ¿Cuál es la esencia del pecado? Qual è l'essenza del peccato? Podemos dar muchas definiciones. Noi potremmo dare molte definizioni del peccato. Yo le voy a dar una. Io ne voglio dare una. La esencia del pecado. L'essenza del peccato consiste en que el hombre consiste nel fatto che l'uomo pretende encontrar la dicha. Pretenda di incontrare la felicità. Y la razón fundamental de su vida, e la ragione fondamentale della propria vita, lejos de Dios, aparte de Dios, lontano da Dio, separato da Dio. Voglio ripeterlo. L'essenza del peccato consiste in che l'uomo consiste nel fatto che l'uomo pretende incontrare la dicha, pretenda incontrare la felicità, y la razón fundamental de su vida, e la ragione fondamentale della propria vita, lejos de Dios, aparte de Dios, lontano da Dio, al di fuori di Dio. Así es como los hombres consideran su vida hoy. Ed è così come considerano gli uomini la loro propria vita nel giorno d'oggi. Manejan su vida. Maneggiano, sia guidano la loro vita. Si ocupan todo el tiempo de resolver muchos problemas. E si occupano tutto il tempo della vita di poter risolvere molti problemi. Y hacen todo esto lejos de Dios, a parte de Dios. E fanno tutto questo però lontani da Dio, separati da Dio. Generalmente no sienten la ausencia de Dios. E generalmente non sentono l'assenza di Dio, la mancanza di Dio. Quando conversiamo con la gente, e noi quando conversiamo con la gente, la conversazione nostra può essere molto fluida con la gente. La nostra conversazione può essere molto fluida con la gente. Però se menzioniamo il nome di Dio, ma se cominciamo col menzionare il nome di Dio, de repente si fa silenzio. Immediatamente si fa silenzio. Este silencio, e questo silenzio rivela l'ausenza di Dio. Rivela che in loro vi è l'assenza di Dio. Dios es ausente. Dio è assente. Para el apóstol Pablo la fe es decisiva. Per l'apostolo Paolo la fede è decisiva. Precisamente porque mediante su fe e precisamente perché mediante la sua fede el hombre reconoce los derechos, l'uomo riconosce i diritti y la soberanía de Dios. E la sovranità di Dio. El apóstol dirige sus cartas, l'apostolo dirige le sue lettere, le sue epistole a quienes él llama creyentes. A coloro che egli li chiama credenti. Quando utilizza il vocabolo creer, e quando lui utilizza il vocabolo credere, quando dice in Prima Corintios 15, quando dice per esempio in Prima Corinti capitolo 15, así predicamos y así habéis creído, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Este acto de creer, questo atto del credere, è realmente el retorno a Dios de aquellos corintios, il ritorno a Dio di quei poveri corinti. La fe para Pablo, la fede per Paolo y por lo tanto para el Nuevo Testamento. E perciò anche di tutto il Nuovo Testamento, per tutto il Nuovo Testamento. Consiste in primerissimo lugar, consiste in primo luogo en la aceptación del mensaje de salvación. Nell'accettazione del messaggio della salvezza.
como un mensaje que demanda, come un messaggio che richiede un comportamento cuya norma es el evangelio, la cui norma deve, dovrà essere l'evangelo, y que se orienta hacia Dios, e che si orienta verso Dio. Este reconocimiento de Dios, questo riconoscimento di Dio, come il Signore soberano, come il Signore sovrano, è algo grato all'alma dell'uomo piadoso, è qualcosa che è gradito all'uomo pio, all'alma dell'uomo che accetta rifugiarsi bajo sus alas, all'uomo che accetta di rifugiarsi sotto l'ombra delle ali di Dio, e che se confia al cuidado paternal de Dios, all'uomo che si confida alla cura paterna di Dio. Leamos un pasaje muy importante en 1 Pedro 1:21. Leggiamo un passo importante nella prima epistola di Pietro, capitolo 1, versetto 21. Pietro parla dei credenti ai quali si rivolge, dice: i quali per lui credete in Dio che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, a ciò che la vostra fede e speranza fosse in Dio. El concepto del original griego es así. Il concetto dell'originale greco del Nuovo Testamento qui è mediante il qual crei sobre Dios. I quali mediante il quale voi credete sopra Dio. Esto expresa la confianza que se fundamenta en Dios. E questo esprime la fiducia che si depone in Dio. Che si fondamenta. Che si fonda in Dio. Che riposa. Che riposa sopra Lui. Es una fe que aparece en su potencia salvadora. Es una fe que aparece en la su potencia salvatrice. Porque está fundada en la cruz de Cristo. Porque esta fe es fundada en la cruz de Cristo. Y en su resurrección. Y en la su resurrección. Leamos ahora Hechos 20:21. Leggiamo adesso Fatti 20:21. E Paolo che spiega qualcosa del suo ministerio, dice quello che faceva, dice qui: testificando ai giudei e ai greci la conversione a Dio e la fede nel Signor nostro Gesù Cristo. Dice la fe in nostro Signor Gesù Cristo. Dice qui la fede nel Signor nostro Gesù Cristo. Letteralmente è la fe hacia Gesù Cristo. E letteralmente sarebbe la fede verso Gesù Cristo. Se habla del arrepentimiento y de la fe. Si, la conversión. Si parla qui della conversione e della fede, sarebbe pentimento e fede. Ambos sustantivos tienen un solo artículo. Questi due sostantivi hanno però un solo articolo. Voy a explicar lo que quiere decir. E voglio spiegarvi cosa vuol dire. Que ambos sustantivos tengan un solo artículo. Il fatto che i due sostantivi abbiano un solo articolo. Indica que ese artículo los une inseparablemente. Indica che questo articolo unisce questi due sostantivi inseparabilmente. Es decir, que el arrepentimiento y la fe, vuol dire che il pentimento e la fede aparecen como formando una sola verdad. Appaiono come formanti una sola verità. Y esto significa, e questo significa que donde hay arrepentimiento hay fe. Che dove c'è pentimento vi è fede. Este concepto de arrepentimiento es fundamental. Ebbene, questo concetto di pentimento è fondamentale. Porque significa, perché significa que el hombre es llamado, che l'uomo è chiamato a juzgar toda su vida a la luz de Dios. A giudicare tutta la propria vita alla luce di Dio. Notemos, hermano, notiamo fratelli, que buena parte de las personas que rechazan el evangelio, che buona parte delle persone che rifiutano l'evangelo, lo hacen no porque lo desprecien, lo fanno non perché lo disprezzano, al contrario les parece muy elevado, anzi al contrario a loro sembra qualcosa di molto elevato, pero lo rechazan, ma lo rifiutano porque exige de ellos, perché l'evangelo esige da loro el sacrificio del corazón y de la vida, il sacrificio del cuore e della vita, questa che è il pentimento, la conversione. Es fe in Gesù Cristo. La fede è fede in Gesù Cristo, hacia Gesù Cristo. È una fede verso il sacrificio del cuore e della vita, questa che è il pentimento, la conversione. La fe es fe in Gesù Cristo. La fede è fede in Gesù Cristo, hacia Gesù Cristo. È una fede verso il Signore Gesù. Che significa che sia hacia él? Che cosa vuol dire che questa fede sia verso lui? Significa che la fe, significa che la fede es la acción del alma, è l'azione dell'anima umana che sale di sí misma, che esce fuori di se stessa para dirigirsi al Señor, per dirigersi verso il Signore, hacia él, verso lui. Por eso en la Biblia se habla de fe como venir a él. Per questo nella Bibbia si parla della fede come di un venire a lui. Y es el Señor el que dice: el que a mí viene no le echo fuera.
Ed è proprio il Signore che dice: colui che viene a me, io non lo caccio fuori. La fe riposa completamente nell'amore di Dio. La fede dunque riposa completamente nell'amore di Dio. Anticipa che Dio cumplirà pienamente su promessa. La fede ci anticipa che il Signore compirà pienamente le sue promesse. Por eso la fe es la del corazón. E per questo la fede è quella del cuore. Porque es el corazón, perché è il cuore, el que expresa la plena devoción de la persona a Dios. Quello che esprime la piena devozione della persona verso Dio. La fe expresa la idea. La fede esprime l'idea de un movimiento del alma. Di un movimento dell'anima. De un compromiso confiado. E di un impegno fiducioso con l'oggetto della fede che è il mismo Signore. Con l'oggetto della fede che è il Signore stesso. La conversione del peccatore implica eso. La conversione del peccatore implica proprio questo. Implica appartarsi dal peccato e volversi a Dio. Implica l'appartarsi dal peccato e rivolgersi verso il Signore. Dirigirsi a Dio tal come Él si è rivelato in Cristo. Dirigersi al Signore come Egli si è rivelato in Cristo. El pecador siente la realidad de lo que la palabra proclama. Il peccatore in quel caso sente la realtà di ciò che la parola di Dio proclama. Porque siente la seguridad. Perché sente la sicurezza de que ha sido aceptado en el amado Hijo de Dios. Del fatto che è stato accettato nell'amato figliuolo di Dio. La fe come un movimiento del alma hacia Cristo. La fede come un movimento dell'anima verso Cristo. Aparece entonces como el acto inicial. Appare dunque nella Bibbia come l'atto iniziale. Absolutamente necesario para la salvación. Che è assolutamente necessario per ottenere la salvezza. Pero notemos, queridos hermanos, pero notiamo, cari fratelli, nosotros que somos todos credentes, noi che siamo tutti credenti, noi credenti che siamo qui stasera, que la fe como movimiento del alma, che la fede come un movimento dell'anima, también es esencial posteriormente, è anche essenziale dopo la salvezza. En todo el curso de la vida cristiana. E cioè è essenziale in tutto il corso della vita cristiana. El principio de fe continúa en operación todo el tiempo. Il principio della fede continua ad operare in tutto il tempo della nostra vita. ¿Para qué? Perché? Para que el creyente aprenda a vivir para Dios. Perché il credente impari a vivere per Dio. Así lo presenta Pedro. Ed è così che lo presenta Pietro, en el pasaje de Primera Pedro capítulo 2. Nel passo di Prima Pietro capitolo 2. Versos 4 y 5. Versetti 4 e 5. Quando dice Prima Pietro 2 versetto 4, riferendosi a Dio, dice: al quale, accostandovi come alla pietra viva riprovata dagli uomini, ma appo Dio eletta preziosa, ancora voi, come pietre vive, siete edificati per essere una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per Gesù Cristo. Notemos que aquí se llama piedra viva al Señor Jesucristo. Notiamo che qui Gesù Cristo viene chiamato, indicato come pietra viva. Y dice que los creyentes son piedras vivas. Ma dice anche che i credenti sono pietre vive. Y la exhortación es a esos creyentes. E l'esortazione rivolta a questi credenti. Que se acerquen a él. È che si avvicinino a lui. Como dice, me gusta mucho como dice acostándose. E come mi piace molto come dice qui, al quale accostandovi. Claro, perché la fe è un riposo. Perché la fede è un riposo. En español decimos acercándose a él. E noi nel spagnolo diciamo avvicinandoci a lui. ¿Cuál es la idea aquí? Qual è l'idea qui allora? Es que el contacto con el Señor viviente, il fatto è che il nostro contatto con il Signore vivente trae all'alma una nueva vida. Porta all'anima una nuova vita. La idea es que en la casa de Dios, l'idea è che nella casa di Dio no hay ninguna piedra muerta. Non c'è nessuna pietra morta. Todos son piedras vivas. Tutte sono pietre vive. Antes de venir a Cristo éramos piedras muertas. Prima di venire a Cristo eravamo delle pietre morte. ¿Y qué ha hecho el Señor para darnos vida? E cosa ha fatto il Signore per comunicarci, per darci vita? Nos ha unido con Cristo. Ci ha uniti con Cristo. El contacto de nosotros con la piedra viva. E il contatto nostro con la pietra viva nos ha comunicado vida. Ci ha comunicato vita.
La esencia de la fe consiste en mirar a Dios. La esencia de la fe consiste en el guardare a Dios. En lugar de mirar a las dificultades, la fe mira a Dios. Invece di guardare alle difficoltà che sono intorno, la fede guarda a Dio. La fe ni siquiera mira a uno mismo. E la fede non guarda neppure a se stesso, sino solamente a Dio. Ma guarda solamente a Dio. Este es el verdadero secreto de la fe. E questo è il vero segreto della fede. La esencia de la fe, l'essenza della fede, consiste en que el alma, consiste nel fatto che l'anima confíe, confidi en lo que Dios ha prometido ser. In ciò che Dio ha promesso di essere. Es el verbo ser el que quiero subrayar aquí. Ed è il verbo essere che io voglio sottolineare qui. La esencia de la fe, l'essenza della fede, consiste en esperar, consiste nello sperare che si aprendemos a depender de él, che se impariamo a dipendere da lui, Dios actúe como Dios. Dio agisca come Dio. Mire, hermano, esto es un concepto muy importante. Guardate fratelli che questo è un concetto molto importante. Io non so che mi spero nel futuro della mia vita. Io non so quello che mi aspetta nel futuro della mia propria vita. Usted tampoco. E neanche voi. En ese problema que a usted le parece insoluble. E in questi problemi che potete pensare che, di avere che sono insolubili, la esencia de su fe, l'essenza della tua fede, consiste in che usted aprenda a depender de él. Consiste nel fatto che tu impari a dipendere da lui. Y en ese caso, e in questo caso, la esencia de la fe consiste, l'essenza della fede consiste ancora en que nello sperare che Dios actúe como Dios, che Dio agisca come Dio. Yo espero que Dios actúe como Dios. Io spero che Dio agisca come Dio, porque solamente el poder de Dios puede resolver mi problema. Perché soltanto il potere di Dio può risolvere i miei problemi. Y solamente el gran corazón de Dios puede tener un plan para mí. E soltanto il grande cuore di Dio può avere un piano per me. Si yo tomo mi vida en mis propias manos, se io prendo la mia vita nella mia propria mano, ya sé cómo termina. Io so già dove vado a finire. En un desastre. In un disastro. No voy a perder la salvación. Non perderò la salvezza. Pero perderé mi testimonio sobre la tierra. Però perderò la mia testimonianza sulla terra. Este concepto de dependencia de Dios. E allora questo concetto di dipendenza da Dio. È fondamentale. È fondamentale. Usted tiene que esperar, querido hermano. Tu caro fratello, cara sorella, devi sperare che Dios actúe como Dios. Che Dio agisca come Dio nella tua vita. Implica confiar en la sabiduría de Dios. E questo implica il fatto che tu confidi nella sapienza di Dio. Y en el corazón de Dios. E nel cuore di Dio. La fe consiste en abrir la puerta del corazón. La fede consiste nell'aprire la porta del proprio cuore. Y en abrir la puerta de la vida. E nell'aprire la porta della nostra vita. Para dejar. Per lasciare o permettere che Dio actue come él quiere hacer. Che Dio agisca come lui vuole agire. Tengo un tercer punto y con esto voy a terminar. Ho un terzo punto e con questo voglio terminare. Es la base de la fe. Ed è intorno alla base della fede. Tenemos que saber cuál es la base de la fe. Dobbiamo sapere bene qual è la base della fede. La base última, definitiva. La base última, quella definitiva. Sobre la cual descansa la fe. Sulla quale riposa la fede. Es la veracidad y la fidelidad de Dios. È la veracità e la fedeltà di Dio. Dado que solamente tenemos conocimiento espiritual. Dal momento che noi abbiamo soltanto della conoscenza spirituale. Debido a que existe una revelación escrita. È dovuto al fatto che abbiamo una rivelazione scritta. Entonces llegamos a la conclusión. Allora noi dobbiamo arrivare alla conclusione. De que la base última de la fe es la palabra de Dios. Del fatto che la base ultima sicura della fede è la parola di Dio. El medio por el cual. Il mezzo mediante il quale. El alma reconoce a la escritura. L'anima riconosce la scrittura come la verdadera parola di Dio. Come la vera parola di Dio. È il testimonio dello Spirito Santo. È la testimonianza dello Spirito Santo. In ultimo analisi il vocabolo fe. In ultima analisi il vocabolo fede espressa. Esprime la confianza del credente. La fiducia del credente. En la fidelità di Dio che ha parlato. Nella fedeltà di Dio il quale ha parlato. La base ultima, definitiva. La base ultima e definitiva. Sobre la quale si appoggia la fede. Sulla quale si appoggia la fede. Es la fidelidad de Dios a su palabra revelada. È la fedeltà che Dio ha alla parola che lui ha rivelato.
Dios se ha comprometido en lo que ha revelado. Dios si è impegnato in ciò che lui ha rivelato. A esta fidelidad de Dios, ebbene, a questa fedeltà di Dio, responde el hombre con su fe personal. L'uomo risponde con la propria fede personale. Entonces aquí llegamos a otra conclusión. E allora eccoci arrivati ad un'altra conclusione. ¿Cuál es el verdadero alimento de la fe? Qual è il vero alimento della fede, il nutrimento della fede? Come possiamo far crescere la fede? Come possiamo far crescere la nostra fede? El verdadero alimento de la fe es la palabra de Dios. Il vero alimento della fede è dunque la parola stessa di Dio. Si usted quiere que su fe cresca, se voi volete che la vostra fede cresca, no tengo duda que usted quiere eso, e non ho dubbio che voi tutti vogliate questo, usted necesita escuchar otra vez a Dios. Ebbene, tu o voi avete bisogno di ascoltare nuovamente, sempre nuovamente Dio. La fe cristiana, la fede cristiana è una forma specifica, è una forma specifica di dipendenza di questa parola, di dipendenza da questa stessa parola. Il Nuovo Testamento, il Nuovo Testamento trae la idea fondamentale, ci dà l'idea fondamentale de que los escritos inspirados, del fatto che gli scritti ispirati y la predicación, e la predicazione tienen como propósito, hanno come proponimento, come meta despertar la fe, di risvegliare la fede en aquel que no la tiene, in coloro che ascoltano e che ancora non la posseggono, y tiene también como propósito, e ha anche come proposito afirmar la fe de aquel que ya la tiene, raffermare la fede di coloro che già la posseggono. Notemos que hay tal cosa como una elección de la fe. Notiamo che c'è una cosa che è l'elezione della fede. Porque la fe consiste, perché la fede consiste en separar la mirada de unas cosas, nel dividere lo sguardo da una cosa para concentrarla en otra, per concentrar lo sguardo in un'altra cosa. Siempre hay que enfatizar, dobbiamo sempre mettere l'enfasi, la importanza dell'elemento di confianza, sull'elemento della fiducia. Nunca hay que dejar en la mente de nuestros oyentes, non dobbiamo mai lasciare nella mente di chi ci ascolta, la noción de que un mero asentimiento intelectual, la nozione che il consentimento di una convinzione mentale soltanto, intellettuale, en el plan de Cristo salvará al pecador, nel piano di Cristo basta per essere salvato. La fe no es solamente recepción. La fede non è soltanto un ricevere. La fe que recibe a Cristo, la fede che riceve Cristo, es la misma fe que se entrega a Cristo. È la stessa fede che si abbandona in Cristo. Se da a sí misma. Che dà si dà se stessa a Cristo. No es una fe pasiva. Non è quindi una fede passiva. Que se despreocupa. Che non si preoccupa di niente. Porque la fe que salva. Perché la fede che salva. Es una fe que obliga, que compromete. È una fede che produce degli obblighi, che si impegna. La fe si appropria di Cristo. La fede si appropria di Cristo. Non solamente come un salvatore esterno. Non soltanto come un salvatore esterno, sino también como una fuerza interna. Ma si appropria di Cristo come di una forza interiore. Che santifica tutta la vita. Che santifica poi tutta la vita. Aquí tenemos otra vez que detener. E qui noi dobbiamo un'altra volta trattenerci. Hay que hacerlo. Dobbiamo farlo questa pausa. Para recordar a nuestra alma. Per ricordare alle anime nostre. Lo importante del hecho. Quanto è importante il fatto. De que el gran Dios de la Biblia. Che il gran Dio della Bibbia. No es como eran los dioses paganos. Non è come erano i dei pagani. Un ser para ser temido, un essere che doveva essere temuto, sino un Dios para ser amado, ma un Dio che deve essere amato. Esto es importantísimo para nuestra fe. E questo è importantissimo per la nostra fede. Contemos con la fidelidad de Dios. Contiamo dunque sulla fedeltà di Dio. Seamos obedientes hasta el límite de la luz que ya tenemos. E cerchiamo di essere ubbidienti fino al limite della luce che già abbiamo ricevuto. Hay algunos que para obedecer a Dios, c'è qualcuno che per ubbidire a Dio aspetta, sempre in attesa. Mi querido hermano, no hay nada que esperar una vez que Dios ha hablado. E per i miei cari fratelli, non dobbiamo aspettare proprio nulla una volta che sappiamo che Dio ha parlato, quel che ha detto. Si yo sé que Dios quiere que haga una cosa, se io so che Dio vuole che io faccia una cosa, y le pido y la demoro, demoro mi obediencia. E io
rimando, invece di ubbidire, la rimando sempre. E le pido a Dios una seconda cosa. E domando a Dio invece una seconda cosa. Dios me dice no, así no podemos seguir. E Dio mi dirà così no, non si può continuare. Così. Este asunto sobre el que te he hablado aquí yo espero que des tu paso de confianza. E su questo fatto del quale io ti ho parlato, io sto aspettando che tu faccia il tuo passo di fiducia e che è un passo di obbedienza. E che è un passo di ubbidienza. Si doy el primer paso de obediencia, ebbene, se io faccio il primo passo di ubbidienza a ciò che mi comanda Dio, vendrá la luz de Dios para el siguiente paso. Verrà la luce di Dio per farmi fare un secondo passo. Notemos que nosotros no tenemos capacidad para dar esos pasos. E notiamo, fratelli, che noi non abbiamo la capacità per fare questi passi. Però con la luce vendrà la potenza. Ma guarda, stiamo pur sicuri che con la luce che Dio ci dà verrà anche la forza. Quando il Signore le pide algo a usted, no vacile, no obedecer. Ebbene, quando Dio domanda qualcosa a te, non vacillare, non rimandare nell'ubbidire. Sea obediente hasta el límite de la luz que ya tienes. Sì, ubbidiente fino al limite della luce che già hai ricevuto. Alabemos a Dios. Lodiamo dunque il Dio perché nos ha amato con amore eterno, perché lui ci ha amati di un amore eterno, e perché nos ha querido revelar su amor, e perché ha voluto rivelarci il suo amore in una forma scritta, in una forma scritta, in una forma bendita, in una forma benedetta, en su palabra eterna, nella sua parola eterna. Ustedes saben, queridos hermanos, voi sapete, cari fratelli, che gran parte della umanità, che gran parte dell'umanità si encuentra bajo el hinduismo, si trova oggi soggetta all'induismo. Esto pasa con gente, gran parte gente della India, del Giappone e dell'Asia. E questo succede con molta parte della gente dell'India, del Giappone e dell'Asia. Ellos no tienen prácticamente nada escrito. Ebbene, essi non hanno praticamente nulla di scritto. Entonces piensan en un Dios de una forma muy vaga. E allora pensano in un Dio in una forma molto vaga. El único Dios verdadero, ma l'unico Dio vero, él se ha comprometido en su palabra. Lui si è impegnato con la sua parola. Nosotros tenemos que responder a eso. E noi dobbiamo rispondere a questa realtà. Y tenemos que agradecer a Dios. E dobbiamo essere grati a Dio perché ha dato su palabra escrita. Perché lui ci ha dato la sua parola in forma scritta. Y la palabra no deja duda en cuanto a lo que tenemos que hacer. E la parola di Dio non ci lascia dei dubbi a riguardo di quello che noi dobbiamo fare. Hay otro aspecto que está vinculado con la base de la fe. C'è qualche altro aspetto che è vincolato con la base della fede. Ya hemos subrayado la importancia de la fidelidad de Dios. Abbiamo già sottolineato, ad esempio, l'importanza della fedeltà di Dio, che forma parte del carácter de Dios. Che forma parte del carattere di Dio. Y del hecho de que el fundamento de la fe es la palabra hablada de Dios. E del fatto che il fondamento della fede è la parola parlata, proclamata da Dio. También es fundamento de la fe. Ebbene, è anche fondamento della fede. El testimonio del Espíritu Santo. La testimonianza dello Spirito Santo. Miremos cómo lo dice Pablo. E guardiamo come ce lo spiega Paolo. En 1 Corintios capítulo 2. In Prima Corinti capitolo 2 ci parla della testimonianza dello Spirito Santo. Versículos 4 y 5. Che è anche questo parte fondamentale della nostra fede. Escucha attentamente esta palabra de Dios. Prima Corinti capitolo 2, 4 e 5. Versetti 4 e 5. Prima Corinti 2, 4, Paolo dice, e la mia parola e la mia predicazione non è stata con parole persuasive dell'umana sapienza, ma con dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non sia in sapienza d'uomini, ma in potenza di Dio. Este concepto, querido hermano, es fundamental. Questo altro concetto, miei cari fratelli, è fondamentale. Yo termino aquí porque el tiempo se ha ido. Io termino qui perché il tempo è passato. Pero esto es muy importante. Ma questo è molto importante. En otras reuniones en Italia. In altre riunioni che avrò ancora in Italia. Hemos de tratar el testimonio del Espíritu Santo. Nelle quali avremo da trattare cos'è la testimonianza dello Spirito Santo. Veremos la importancia del testimonio del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio. Vedremo qual è l'importanza della testimonianza dello Spirito Santo nella predicazione dell'Evangelo, quando si predica l'Evangelo. Lo che è importante. E ciò che è importante è che la fede non descansa. È che la fede non riposa.
En la fuerza de las argumentaciones del hombre que predica. Nella forza delle argomentazioni che può avere l'uomo che sta predicando. La fede descansa nel testimonio dello Spirito Santo. La fede riposa nella testimonianza dello Spirito Santo. Lo dice Paolo chiaramente. Lo dice Paolo chiaramente qui. Dice para que vuestra fe no esté fundada. Dice affinché la vostra fede non sia fondata. En la sabiduría de los hombres. Nella sapienza degli uomini. Sino en el poder de Dios. Ma piuttosto nella potenza di Dio. Che significa questo? Che cosa significa questo? Significa che l'Espíritu Santo. Significa che lo Spirito Santo dimostra la verità. Dimostra la verità alla mente dell'uomo che ascolta l'Evangelo. Alla mente dell'uomo che sta ascoltando l'Evangelo. Ed è sì. Vale a dire. Produce la convicción. Produce la convinzione de que eso que escucha. Di che costui che sta ascoltando. Es la verdad de Dios para su alma. Produce la convinzione che questa parola che il peccatore sta ascoltando es la verdad de Dios para su alma. È la verità di Dio proprio per la sua anima. Y conduce al hombre e così conduce l'uomo che ascolta a abbracciare esa verdad. Ad abbracciare questa verità con seguridad y con alegría de corazón. Con sicurezza e con gioia di cuore. La scrittura se refiere también a otros aspectos. Si riferisce anche ad altri aspetti del testimonio del Espíritu de Dios. Della testimonianza dello Spirito di Dio. Y pido perdón que no lo trato ahora. E chiedo scusa se non posso trattarlo adesso. Pero aquí solamente tratamos. Però vogliamo qui trattare solamente con el testimonio que se requiere. Trattiamo la testimonianza che si riferisce para que el pecador venga a Cristo. O che è necessaria perché il peccatore possa venire a Cristo. El testimonio Dios lo da a través del Espíritu Santo. La testimonianza il Signore e Dio la dà attraverso lo Spirito Santo. Y la tarea del Espíritu Santo en la predicación. E il compito dello Spirito Santo durante la predicazione. Es tomar las cosas de Cristo. È quella di prendere le cose di Cristo. Y mostrarlas a las almas. E mostrarle all'anima che ascolta. Este testimonio, questa testimonianza, no cubre toda la revelación bíblica. Non copre tutta la rivelazione biblica. Pero sí cubre aquella enseñanza. Ma copre quell'insegnamento che conduce al hombre, che conduce l'uomo a verse como Dios lo ve, a vedersi come Dio lo vede. Y conduce al hombre a otra cosa. E conduce l'uomo a fare un'altra considerazione. Conduce al hombre a que contemple a Cristo. Conduce l'uomo a contemplare Cristo como el salvador de los pecadores. Come il salvatore dei peccatori. La predicación consta de otros elementos. La predicazione consiste anche in altri elementi. Pero estos elementos. Però questi elementi del testimonio del Espíritu Santo. Della testimonianza dello Spirito Santo. No pueden faltar. Non può mancare. El Espíritu Santo tiene que conducir al hombre. Lo Spirito Santo deve condurre l'uomo a que se vea como Dios lo ve. A vedersi come Dio si ve, lo ve. En ese caso el hombre se encuentra desvalido. E allora in questo caso l'uomo si vede invalido. Y es en esa condición. E quando è in questa condizione. Que el hombre puede contemplar lo que Dios ha hecho. E quando è in questa condizione che l'uomo può contemplare ciò che Dio ha fatto. En Cristo para salvar. In Cristo per salvarlo. Esta es la meditación que quería traer delante de ustedes. Esta es la meditación que yo volevo portare davanti a voi questo pomeriggio.